anche stare in classe, studiare, fare il problema, cercare di risolverlo. Il laboratorio, come si diceva, anche per quanto riguarda fisica, e qui ci sono i miei studenti, lo possono dire, non è solo un ambiente fisico, quello che andrete a vedere su al secondo piano. Il laboratorio è tutti i momenti in classe, quando l'insegnante usa il suo astuccio per lanciarlo piuttosto che fare evoluzioni strane, sì, certo, il cellulare ancora no, però le auricolari sì, vengono utilizzate spesso, infatti si rompono. Anche la classe diventa laboratorio e è tutti i momenti, non è solo l'andare nel laboratorio dove si vedono le esperienze, si possono magari anche toccare con mano, ma anche la fisica viene spiegata non seduti alla cattedra e col libro in mano. Grazie. Grazie mille, professoressa Ricorsa. E adesso ragazzi e ragazze ci avviciniamo di più finalmente alla vostra età e ci diranno qualcosa adesso due ragazzi di seconda F che sono Ettore Bosi e Angela Barbone. Prego. Allora, buonasera, sono Angela Barbone di seconda F. Buonasera a tutti, sono Ettore Bosi di seconda F. E stasera siamo qui per raccontarvi perché abbiamo scelto il liceo classico, in particolare perché è il Manzoni. Allora, io all'inizio ero davvero indecisa tra scientifico e classico, infatti ho fatto tantissimi open day, solamente che facendo gli open day ai licei classici notavo un particolare interesse per le materie umanistiche e infatti e soprattutto al liceo Manzoni. E infatti questo interesse, questa passione si è confermata durante i primi mesi di scuola, soprattutto in greco, che sembra strano però mi è piaciuto sin da subito e quindi rifarei mille volte questa scelta. Io invece, anch'io ho partecipato a moltissimi open day, sia di indirizzi classici che di scientifici. E, però alla fine, dopo averli visti, non c'era un indirizzo particolare che preferivo. Avevo particolare interesse sia per materie scientifiche che per materie umanistiche. Perciò ho deciso di fondare la mia scelta più sull'ambiente, sul tipo di accoglienza che una scuola ti dà appena entri. E, venendo al Manzoni e partecipando anche allo stage che si può fare durante le settimane di scuola, durante le ore scolastiche, ho notato appunto entrando in questa scuola un'accoglienza fantastica e un ambiente bellissimo e ho potuto anche vedere come i manzoniani, gli studenti, lavoravano durante le ore di lezione e anche come vivevano la loro vita all'interno del Manzoni durante l'intervallo. Perciò alla fine di questo stage ho deciso di venire al Manzoni. Ti accetto sempre. A me, Angela, vuoi dare qualche consiglio sulla scelta? Come si fa oltre ai quasi tuoi coetanei? Ti viene in mente qualche cosa? Io voglio parlare dei voti. Parliamo. Che all'inizio potrebbe capitarmi di ricevere, non lo so, degli esiti negativi e comunque non dovete scoraggiarvi perché dovete prendere appunto questi voti come un incoraggiamento per andare avanti e per però dovete fare del vostro meglio. Infatti un esempio, io quest'anno ho iniziato con un 3 in greco e ora sono... lo so, però dopo l'estate le cose ho mollato troppo la presa e comunque sono, cioè, io volevo recuperare perché appunto è una materia che mi piace e ora ho già la sufficienza, per cui cioè, nel senso, basta volerlo e cioè, basta impegnarsi comunque e cioè, i risultati poi arrivano. E comunque non bisogna concentrarsi sul voto singolo ma sull'andamento scolastico perché alla fine ok prendi un brutto voto però
cioè in pagella non è che avrai quello brutto voto, avrai la media complessiva, che alla fine se ti impegni è positivo. Io invece volevo rassicurarvi sul fatto che se praticate uno sport anche a livello agonistico più volte alla settimana, ce la fate benissimo a studiare, venire a Manzoni, proprio perché c'è bisogno di organizzazione e concentrazione, sono le uniche due cose che servono per andare avanti. E anche se avete a disposizione al giorno poco tempo per studiare, l'importante è che vi concentriate solo sullo studio, sulle materie che dovete fare, poi a seconda di quanto dovete studiare, studiate di più. E niente, vi togliete tutto quello che vi può concentrare come telefono o altre distrazioni. Giusto. Ultima cosa per concludere, un consiglio per alleggerire, diciamo, lo studio. È quello di prendere lo studio come un percorso formativo della vostra persona e non come un dovere e come una cosa noiosa che fate ogni giorno e che volete togliere perché è noiosa. E quindi dovete prenderla proprio come una formazione di voi stessi e a 360 gradi e per conoscere le vostre origini, il vostro presente e per determinare il vostro futuro. Quindi questo è importantissimo appunto per prendere lo studio come una cosa più divertente. Grazie, Ettore. Il ragazzo qui che voi vedete piegato e sganasciando, che si sta sganasciando alle risate, è il fratello più grande che è fotografo ufficiale. Manzoni frequenta la quarta F che veramente non riusciva a contenere le risate. No, invece grazie a Ettore e Angela, e adesso è il momento dell'inglese con la professoressa Laura Barbieri. Buonasera a tutti, come appunto ha detto prima la preside, abbiamo dato un grande impulso all'apprendimento della lingua inglese in quest'ultimo periodo. Il Dipartimento di Lingua appunto ha cercato di potenziare lo studio della lingua straniera ponendo l'accento sull'approccio comunicativo, in modo che lo studente possa essere messo in situazioni reali utilizzando del materiale autentico e così interagire con i diversi aspetti della realtà. Proprio con questo obiettivo abbiamo inserito l'insegnante madrelingua nei primi tre anni del curriculum. Quindi per quanto riguarda la prima ci sarà un'ora di copresenza con noi, con gli insegnanti di inglese, nel secondo quadrimestre. Mentre invece per quanto riguarda la seconda, l'insegnante